Allora, buonasera e benvenuti a tutte e a tutti. Stasera si chiude il ciclo che voi già conoscete, alcuni di voi sono venuti anche altre volte, la favola delle grandi opere, e siamo molto contenti di avere qui Giorgio Cremaschi, che abbiamo prenotato da molto tempo e che appunto è venuto apposta per questo incontro. E abbiamo pensato, se riusciamo a silenziare i telefoni è anche più carino. No, no, ma è perché lui sta riprendendo poi, e poi anche per chi parla, insomma. E, dicevo, ci è piaciuto chiudere questo ciclo con Giorgio, perché affronterà un aspetto che, insomma, di solito quando si parla di grandi opere rimane un po' in ombra. Perché si parla spesso dell'impatto ambientale e giustamente si parla anche dei costi, e meno male che se ne parla perché è il caso di farlo, ma di quale sia il sistema industriale che sta dietro il sistema, diciamo così, grandi opere, se ne parla meno. Infatti noi abbiamo affrontato altri aspetti decidendo di non trattare, diciamo, ogni singola grande opera a sé, anche perché abbiamo già capito che poi c'è un ecosistema che le sorregge, no? Tutte quante. E allora appunto il primo incontro è quello che parlava un po' della retorica, della narrazione delle grandi opere, cioè come ci vengono raccontate e come in realtà poi questa narrazione sia fasulla. E qui abbiamo avuto il primo incontro. Il secondo era sul sistema decisionale. Chi decide in realtà le grandi opere, quali farle, perché sui decisori, no, l'avevo chiamato, o impostori, quindi si impone, no, sì, la grande opera. E il terzo incontro era quello dal punto di territorio al conflitto ambientale, e lì appunto sono venute fuori cose molto interessanti su come reagiscono anche le popolazioni, ma anche su come viene depredato il territorio. Quindi avevamo due esempi, il Mose per esempio, su c'era l'Ilaria, no? Con i burini che ne parlava, e poi il Davide Olori invece che parlava di quello che è successo nel post terremoto all'Aquila, quindi il territorio. E poi invece, ecco, oggi si tratta di affrontare il sistema industriale delle grandi opere. Noi avevamo deciso di chiamarlo costi e malefici, perché ci sembrava che benefici venissero male come concetto, quindi costi e malefici di questo sistema industriale. Io do subito la parola un attimo a Tiziano, che cosa ci dice a mo' di introduzione, diciamo, sì, vero? Sì, e poi introduzione, e poi anche come, diciamo, due domande per rivolgere a uno che è stato un ex sindacalista. No, solo un ex sindacalista. Un ex sindacalista. No, ecco, no, proprio ieri c'era stata la CGIL, è uscita facendo sostanzialmente campagna elettorale per il sindaco uscente Nardella di Firenze, sostenendo quelle sono le grandi opere fiorentine, in particolare una la più costosa, la più invasiva, che è il sottoattraversamento dell'alta velocità, spacciandola purtroppo come occasione di miglioramento del servizio per i pendolari mentre sarà per il treno ad alta velocità, e soprattutto spacciandola come occasione di creazione di lavoro. Ora, io, al di là della questione fiorentina, per cui Nardella sta cannibalizzando in questa campagna tutti i temi che negli ultimi 10-15 anni, diciamo, movimenti e sinistra hanno portato avanti, ma ci sono anche dei dati secondo me importanti a livello nazionale, e uno è lo sciopero dei sindacati degli edili insieme alla parte datoriale, insieme all'industriale delle costruzioni, che scioperano perché si riaprano i cantieri delle grandi opere. Io credo, dopo 15 anni che seguo questo argomento, credo che sia veramente una iattura sta cosa qua.
Io non so quanto ci sia buona fede o mala fede nel mondo del sindacato, sicuramente nel mondo della grande imprenditoria, non di tutta l'imprenditoria, della grande imprenditoria ci sono fortissimi interessi economici a realizzare opere. Ma se c'è una cosa che facoltà di economia insegna alle matricole è che grandi lavori con un'intensa uso di automazione e di grandi macchine crea pochissimi posti di lavoro. Le grandi opere, in particolare lo scavo delle gallerie, sono tutte lavorazioni meccanizzate, la manodopera è assolutamente marginale. Faccio l'esempio di Firenze, Firenze, questo grande progetto ha avuto nel periodo di massimo impegno delle maestranze, che è stato un periodo di 2-3 mesi, ha visto 60 operai e 40 impiegati a lavorare, cioè 100 persone, a fronte di una spesa totale che loro dicono sono 1,5 miliardi, non si sa quanto sia. Quindi ecco, come mi sembra abbastanza chiaro che se si investissero in altre cose si potrebbero fare tante altre cose. Io mi sono messo a fare i conti, dicono che abbiamo speso a Firenze per questa cosa 800 milioni di euro per fare circa il 20% dei lavori di sottotraversamento, il 20%, con 800 milioni di euro ho fatto i conti che si potrebbero ristrutturare 5.300 appartamenti e si potrebbero fare 5.300 case popolari. Ora, visto che a Firenze ci sono 2.000 senza tetto censiti, ci sono migliaia e migliaia di famiglie in attesa di un alloggio popolare, ristrutturare 5.000 appartamenti avrebbe un valore molto più importante, avrebbe un'utilità maggiore e darebbe molti più posti di lavoro, a cominciare dagli ingegneri per finire agli ultimi manovali. Il lavoro di questa dimensione, questa analisi sia estranea anche al mondo del lavoro è grave. Ripeto che la parte della Fabiana sia interessatissima a queste grandi opere è ovvio, perché guadagna, si ricava dei profitti enormi, ma che il mondo del lavoro debba essere così sacrificato e che non si arriva a capirlo, io credo sia un problema veramente grave, un problema grosso. Per esempio, ultimamente i grossi problemi della politica nazionale sono stati la caccia al migrante e il tunnel della Torino-Lione, come se le sorti del paese, le sorti economiche del paese dipendessero da un buco scavato nella montagna. Quando ci sono salari a 800 euro ci sono a cammino, quando c'è una disoccupazione che è di là e si sta a vedere un progetto così marginale, oltre che inutile, così marginale, come la soluzione dei problemi. Credo ci sia veramente anche un dibattito veramente distorto. Mi fermo qui, do la parola a Giorgio che credo abbia da dirci qualcosa di questi temi. Vabbè, buonasera, io penso che se si discute di grandi opere e si affronta questo tema delle grandi opere, in realtà si entra nel mondo delle fake news, si entra prima di tutto nel mondo, cioè in quella che per dirlo in italiano io chiamo la ballocrazia, cioè è molto difficile affrontare questi temi senza premettere che gran parte di quello che viene detto non è vero, e quindi tutto quello spesso su cui noi discutiamo è fondato su dati falsi, gonfiati, finti, operazioni che poi non hanno, diciamo, nessun riscontro con la realtà, il che non vuol dire che non siano reali, purtroppo, perché come ormai avete capito noi viviamo in un mondo nel quale si usa pure inventato questo termine, no? Percepito, la realtà percepita. Oggi, venendo in treno, leggevo che nel Veneto, perché c'avevo la cronaca del Veneto, nel Veneto i musulmani sono il 3%, ma la popolazione pensa che sia il 15%. È percepito, dicono. Perché è percepito? Perché il sistema informativo mediatico gonfia
enormemente alcuni fatti, ne riduce altri e quindi ti fa credere cose che non ci sono. Siamo arrivati alla teorizzazione del percepito, cioè il percepito per la politica conta più del reale, cioè c'è il problema della sicurezza non esiste, ma se i cittadini percepiscono che il problema della sicurezza sia il primo problema rispetto a quello che conta, quindi viviamo in un mondo in cui siamo governati dalla menzogna e dal falso, e quindi è molto complicato semplicemente proporre i fatti. Lo dico anche per esperienza, i fatti tendenzialmente non contano niente a meno che poi non ti caschino addosso. Quando poi ti cascano addosso con tutti i loro eventi eccetera, sì, ma fino ad allora no. Fino a che le persone non percepiscono, ma subiscono gli effetti effettivi della realtà così com'è davvero, fino ad allora purtroppo domina il percepito. E questo è scelto dalla politica. Cioè, voi avete un sindaco che è percepito di sinistra, in realtà è di estrema destra, però è percepito come un sindaco di sinistra. Voi avete visto le campagne sui migranti che prima sono state accennate come campagne che in qualche modo producono più sicurezza, si percepisce questo, in realtà producono più insicurezza perché ovviamente nel momento in cui distruggono diritti e persone le consegnano alla clandestinità e quindi al ricatto, all'insicurezza. D'altra parte la stessa parola sicurezza, se io uso la parola sicurezza credo che tutti voi penserete al rischio di essere scippati, borseggiati eccetera, mentre il primo problema di sicurezza in Italia è il problema della sicurezza del lavoro, cioè il fatto che noi siamo il paese che l'anno scorso ha avuto circa 1500 morti sul lavoro, una cifra enorme, quasi 1 milione di feriti, quindi una cifra da guerra per essere chiari, ma nessuno in Italia percepisce la questione sicurezza sul lavoro come una questione centrale. Basterebbe che i telegiornali dedicassero per una settimana i titoli di testa tutti i giorni e tutte le sere chiedendo le opinioni di quelli sulla sicurezza del lavoro, che la percezione cambierebbe da parte della popolazione. Quindi noi viviamo in un sistema governato, per essere chiari, dall'ideologia e dalla menzogna. Se non comprendiamo questo e questa ideologia, la forza di questa ideologia dominante è quella classica, cioè ripetere all'infinito cose non vere fino a che diventano vere. Non è un'idea nuova. Il primo che ha utilizzato questo metodo si chiamava Joseph Goebbels, era il ministro della propaganda di Hitler, il quale diceva trasformare una bugia in una verità bisogna solo ripeterla ossessivamente fino a che le persone non si convincono. E quindi siamo di fronte a questo. Lo dico perché la questione delle grandi opere oggi è uno degli elementi fondamentali della regressione del dibattito politico e sociale del nostro paese. È un segno di quanto il confronto nel nostro paese sia tornato indietro. Solo qualche anno fa c'era in Italia più consapevolezza sulla gravità e più senso critico sulle grandi opere, ma paradossalmente lo scontro attorno al governo giallo-verde, cioè un governo dove c'è presente una forza, una sola, che è leggermente critica, poi a modo suo e con tanti opportunismi, come sulle cinque opere, come i 5 Stelle, e poi c'è presente invece una forza che è assolutamente e totalmente sdraiata su tutte le grandi opere. Ecco, l'unica cosa che la differenza che emerge appunto rispetto al passato è che nel passato qualche diffusione critica
c'era di più. Oggi, parlo ovviamente del palazzo della politica, non dei movimenti, oggi se uno appunto guarda la televisione e i telegiornali, vede teoricamente che da un lato c'è un governo diviso perché non vorrebbe fare tutte o non è convinto di fare tutte le grandi opere, è un'opposizione progressista del lavoro di sinistra che dice devi fare le grandi opere, devi fare grandi opere, guai sono i sindacati appunto, che per fortuna, diciamocelo chiaramente, per fortuna il 15 marzo, quel vergognoso sciopero Crumiro, la prima volta che lo sciopero Crumiro degli edili insieme ai padroni per chiedere le grandi opere, non se l'è filato nessuno perché erano in piazza gli studenti e i giovani chiamati da Greta, che diciamo, e quello ha permesso perlomeno di cancellare mediaticamente quella vergogna. Però se uno si fosse addormentato 20 anni fa e poi si risvegliasse improvvisamente oggi, sarebbe un po' sconcertato, perché vedrebbe il governo dove c'è una forza di estrema destra contro la Lega, più vicino in fondo alle posizioni tradizionali della sinistra, e l'opposizione della sinistra e i sindacati con le posizioni classiche che 20 anni fa aveva Berlusconi, non dico la Lega, Berlusconi, perché l'inventore di questo modello di grandi opere in Italia si chiama Silvio Berlusconi. Naturalmente vengono anche prima, ma questo modello di grandi opere, così come viene costruito, presentato e lanciato oggi, con le tre caratteristiche di fondo che dirò adesso, è inventato da Silvio, è il prodotto puro del Berlusconi pensiero e anche dei Berlusconi interessi. Quali sono i tre capisaldi delle grandi opere inventate, ripeto, già dal primo governo Berlusconi, quello del 94, e poi riproposte dal governo Berlusconi del 2001? Quali sono? La legge obiettivo. Perfetto. Il primo, però, ancora prima di questo c'è appunto l'idea che la grande opera è, diciamo così, la soluzione dei mali. Esempio, il ponte di Messina. Il ponte di Messina, che è l'immagine guida, la falsificazione, perché peraltro non si farà mai, ma serve a dare l'idea che stiamo costruendo le piramidi. Le grandi opere si devono presentare come le piramidi, quindi si devono presentare come un mega progetto. Tutti falsificano in questo. Poi io non dico che tutte le opere siano sbagliate, però dico questo modello di falsificazione c'è in tutte. Se una città deve decidere di fare una linea della metropolitana, faccio un esempio, non è che ti fanno vedere la linea della metropolitana che faranno, che magari è così, e uno allora casomai i cittadini dovrebbero pensare che conviene proprio stare fermi di 15 anni di buchi eccetera per fare così da qui a lì, perché questo è quello che effettivamente realizzano. No, ti presentano una pianimetria enorme, no? E in cui c'è la linea A, la linea B, la linea C, la linea D, nessuna di queste si farà mai. È come quello, cioè la confezione. La stessa cosa avviene, io questa l'ho seguita sia da militante che per tanti anni, sono sempre stato notato da quando ero a Torino e anche dopo, sia ad esempio la superballa della Torino-Lione, che viene presentata come impedire di fare un tunnel su un treno che dovrebbe partire da Lisbona e arrivare a Kiev. Quindi tu vieni presentato come quello che vuole impedire, ferma il treno al confine e non gli impedisci di andare a Kiev, il famoso corridoio 5. Il corridoio 5 non esiste, è un'invenzione. I piani strategici, non quelli attuali, delle ferrovie dello Stato italiano finiscono a Venezia. Non c'è nessun progetto, non dico che finiscono a Vienna, finiscono a Venezia. Non c'è nessun progetto di migliorare perché non ci passano i treni, è fino lì. Quindi la Torino-Lione è in realtà al massimo dal punto di vista, diciamo, del percorso, la Lione-Venezia. E
che porterà un'enorme quantità di turisti a Venezia, da Lione, ma sicuramente non è quel corridoio, così come non c'è il corridoio precedente. Cioè, questo per dire, però se tu vai a vedere, ti presentano anche in televisione la planimetria, e ti fanno vedere tutti i trasporti dell'Europa, e lì ci sarebbe un solo punto nero dove c'è puntato feroce il dito dei notabili che impediscono e bloccano praticamente tutta l'Europa. Questo è, diciamo, inventato da Berlusconi. Poi è stato utilizzato questo modello, cioè di Gonti, peraltro lo poteva fare solo uno che era un grande imprenditore televisivo, quello cioè di confezionare la saponetta, dove ci metti un pezzettino piccolo così di sapone, però ci fai un tal contorno di fiocchi e controfiocchi da far pensare che hai comprato tutta la saponeria. Ecco, questo l'ha inventato Berlusconi. E questa è la prima questione. La seconda questione è, come è stato detto, il fatto che le grandi opere perché piacciono? Perché vengono fatte tutte con una legislazione speciale. C'era un'inchiesta, lo diceva un imprenditore tempo fa, il fatto perché ci piacciono le grandi opere. Ci piacciono le grandi opere perché nelle grandi opere non ci sono tutti i controlli, tutte le forme di regole che sono per le piccole opere normali. Questa è la verità. Le grandi opere sono offshore, hanno una legislazione speciale. Non solo la legge obiettivo fatta da Berlusconi, cioè per capirci legge ad hoc che poi è stata cancellata, ma che viene progressivamente reintrodotta, perché sia il decreto sblocca Italia di Renzi ha liberalizzato di nuovo, sia successivamente quelli che stanno preparando adesso il governo sulle opere, sia lo stesso decreto per ricostruire il ponte Morandi, cioè sono tutte cose che spiegano quello che spiegò un ministro dei lavori pubblici di Berlusconi, Lunardi, il quale disse esplicitamente: noi non possiamo chiedere agli imprenditori che fanno le grandi opere fare l'analisi del sangue agli imprenditori che fanno, e infatti non gliel'hanno fatta, e c'erano tutti l'AIDS, cioè c'erano tutti, nel senso che c'erano l'AIDS che si chiama mafia in questo caso, quindi non l'hanno fatta apposta. E quindi, e questa è la seconda. La terza cosa delle grandi opere è che permette, è bene ricordarlo, tutte, un utilizzo del lavoro, e qui ci avviciniamo, un utilizzo del lavoro nella maniera più favorevole possibile all'impresa, perché avviene attraverso non programmi di lavoro concordati e definiti, ma definiti dall'opera, e quindi sulla base della catena, diciamo così, per cui c'è solo una piccola parte, qui più di parlare di serie, ma anche in Valle Susa, così sono i lavoratori effettivamente coinvolti, sono poche centinaia. Poi certo c'è tutta una catena di appalto e subappalto che c'è sotto, dove è possibile fare qualsiasi cosa. E quindi, diciamo, questi tre principi, cioè gonfiare la grande opera e presentarla utile anche se non serve a niente, in un quadro di propaganda. Secondo, costruire una legislazione speciale che permetta, ovviamente, a chi? Alle grandi imprese riconosciute, che sono poi 4-5, Salini, Impregilo, le grandi cooperative della Coop, Coop 7, eccetera, eccetera, quelle cooperative di Ravenna, eccetera. Quindi alcune grandi imprese, perché sono solo grandi imprese, che si gestiscono, io penso, non ci sono prove, ma come diceva Pasolini, non ho le prove, ma sono sicuro che sia così, concordano tra di loro, diciamo, la spartizione degli appalti, quindi aste finte in realtà, con l'assegnazione a una serie di grandi imprese con leggi di favore, e infine un meccanismo diciamo così, schiavizza il lavoro, collegandolo totalmente all'esecuzione di quest'opera, e quindi anche rendendolo cointeressato, per la parte che lavora, all'utilizzo di quest'opera senza altra alternativa. Ecco, perché è chiaro che se un'azienda
realizzasse tutte le piccole opere, il lavoratore sarebbe interessato all'azienda, al suo lavoro, ma non a fare quell'opera lì o a fare quell'opera là, perché il suo lavoro dipenderebbe da una montagna di tante cose da fare. Ma se il lavoratore dipende da una sola opera, ecco che il lavoratore diventa complice, perché ovviamente è interesse, è quello il suo modo di mangiare. E quello. Quindi, diciamo, tutto questo meccanismo, è bene sottolineato, è stato inventato da Berlusconi. Negli anni, nei 20 anni fa c'era abbastanza critica su questo, anche a sinistra, persino, vi stupirete, persino nel Partito Democratico c'era una critica a questo modello di Berlusconi. Oggi noi siamo di fronte al fatto che tutto questo è finito e che da un lato il Partito Democratico, dall'altro quello che si chiama il Partito del PIL, cioè l'alleanza corporativa CGL, CISL, Confindustria, propongono in alternativa al governo il puro lancio delle grandi opere. Qui c'è anche un aspetto ulteriore che a me interessa sottolineare, paradossale, che avendo seguito anche nella mia vita di sindacalista un po' di fabbriche di fanno anni, ho visto anche qui riproporsi quello stesso meccanismo di scambio dei ruoli. Non so se qualcuno di voi l'avrà notato, però nell'industria delle armi succede questo, che si scambiano i ruoli. Cioè i generali dovrebbero dire, in generale ci serve questo per la difesa del paese, cioè, questo è vero, lo dicono, però se diciamo magari alla politica viene il dubbio che un'opera militare non sia proprio totalmente utile, che cosa dicono i generali? Dicono che bisogna farlo per l'occupazione. Ora, che i generali si occupino dell'occupazione, e d'altra parte l'industria militare a sua volta, se si vede rifiutata una commessa eccetera, non è che dice oh qui c'è l'occupazione da difesa, che sarebbe il suo mestiere, dice no, qui si compromette la difesa del paese. Quindi c'è i ruoli invertiti, cioè i generali che dovrebbero parlare di difesa parlano di occupazione e l'industria militare che dovrebbe parlare di occupazione che parla di difesa. La stessa cosa c'è sulle grandi opere, se ci pensate, perché sulle grandi opere c'è la stessa identica, assoluta identica invenzione. Da un lato abbiamo le imprese che si mettono a parlare di ambiente, cioè in preciso dice no, ma noi lo facciamo non per l'occupazione o per gli interessi, lo facciamo per ridurre la quantità di CO2, Salini, cioè le imprese, cioè, questa, e il governo che dovrebbe parlare ovviamente dell'impatto ambientale e dovrebbe parlare dell'interesse effettivo dell'opera, che parla solo di occupazione. Per cui anche persone di qualità che normalmente sono diciamo così abbastanza serie nei loro discorsi, penso Milena Cabanelli, si vengono quella è che faceva lei, certo, vengono trascinati a dire delle sciocchezze, delle boiate pazzesche. Ho visto una dichiarazione di Milena Cabanelli che dice se non si fanno le grandi opere mancano 500.000 posti di lavoro. 500.000, la metà del milione di posti di lavoro di Berlusconi. La metà. E se anche Milena, come fanno ad arrivare a dire questo? Perché qui c'è un trucco che usano, perché il trucco si chiama l'uso, diciamo così, truffaldino di quello che si chiama il moltiplicatore keynesiano. Il moltiplicatore keynesiano è una buona idea in sé, fu inventato appunto dall'economista Keynes, che era un economista non liberista, che pensava appunto che piuttosto che avere disoccupati, lui diceva era meglio assumere metà dei lavoratori per scavare delle buche e l'altra metà per riempirle, perché almeno comunque avrebbero fatto un lavoro. Questo era l'esempio che faceva Keynes, quindi non si occupava dell'utilità di un'opera, si occupava semplicemente del fatto che un'opera poteva produrre il famoso moltiplicatore, cioè una formula matematica con la quale
diciamo così, si può dire che nel giro di un periodo di tempo, se io faccio un certo investimento per quello che ho comprato, cioè io compro il cemento, e comprando il cemento devo lavorare il cementiere, e il cementiere va a casa e spende, e lui comprando una cosa fa lavorare un'altra, cioè è chiaro, la catena di Sant'Antonio, il moltiplicatore keynesiano, calcola che nel tempo un investimento, ma anche un acquisto, voglio dire, anche l'acquisto di un'automobile, se uno lo fa, ha un moltiplicatore keynesiano. Quindi produce un certo tipo di attività. Però applicarlo a una sola opera è un'autentica sciocchezza. Cioè è un falso, cioè il moltiplicatore keynesiano va applicato all'insieme della società. E dice che se c'è un certo livello di spesa e cioè c'è un certo livello di investimenti, probabilmente, non sicuramente, puoi avere un certo livello di occupazione. Però questo puoi avere. Ma se tu dici che se non faccio il buco Torino-Lione perdo 50.000 posti di lavoro per la Torino-Lione, questo l'ha detto la Confindustria, 500.000 se non faccio tutte le altre opere, fai un'operazione che potrei fare anch'io con me stesso. Esco qua con l'ornella, vado al bar, compro due brioche invece che una, e sulla base della seconda brioche innesto il moltiplicatore keynesiano e dirò che tra 100 anni avrò prodotto, tra 100 anni con quella brioche avrò prodotto 250 posti di lavoro, e li voglio subito gli interessi. Vado dal barista e dico: siccome io ti ho dato 250 posti di lavoro tra 100 anni, adesso io pretendo che tu intanto mi anticipi una parte dei salari, una piccola parte dei salari, mettiamoci d'accordo. Ecco, ora capite bene quindi che tutto questo per dire che noi siamo in realtà di fronte a una deformazione totale, perché da questo punto di vista salta totalmente sia due questioni di fondo che non sono più discusse: l'utilità effettiva delle grandi opere, quali, cioè l'utilità che può non essere legata al mercato. Anche questa operazione che ha fatto il governo, Toninelli, cioè quella costi-benefici, io onestamente non la condivido, perché non puoi fare solo un conto ragionieristico, cioè quante merci passano dal buco eccetera. Io non ho avuto modo di discuterne anche con chi l'ha fatta, cioè il quale ha riconosciuto che avevo ragione, cioè tu devi anche fare il conto di cosa succede dal punto di vista ambientale, di cosa succede dal punto di vista del territorio. Ad esempio il bilancio ambientale della Torino-Lione non è stato fatto, c'è chi l'ha fatto, cioè non è stato fatto dal governo, ma c'è chi l'ha fatto. Siccome la tesi è quella che se una certa quantità di camion non sono più camion ma diventano contenitori che passano sul treno, premesso che c'è tutta la struttura che si può fare lo stesso eccetera, ma al di là di questo, prendendo per buona una cosa falsa, quella quantità di camion che passano sul treno è una quantità di camion che effettivamente fa risparmiare una certa quantità di CO2. La domanda è: quanta ne fa risparmiare e quanta CO2 ci vuole per arrivare lì? Perché si dimentica che lo scavo non è ciò che è fatto, va fatto, e lo scavo va fatto usando macchinari e camion, lo scarico delle cose, lo scarico delle scorie eccetera, che producono CO2. Quindi è stato calcolato che, diciamo così, il danno di CO2 per lo scavo della Torino-Lione sia di circa, cioè un aumento della CO2 per circa i prossimi 30 anni. Quindi noi per 30 anni ci avveleniamo di più. Dopodiché, tra 30 anni, se effettivamente, cosa che non è dimostrata, ci fosse quella riduzione del traffico di camion, si avrebbe un calo della CO2 che però non compenserebbe quello che sarebbe. Sarebbe come dire, per fare un esempio, che io sono alcolizzato e come cura mi si dice
4 litri di grappa al giorno per i prossimi 20 anni, poi ti passa. Questo è, questo, diciamo così, è il modello, cioè, della grande opera, che quando viene fatta in termini ambientali, cioè è un'operazione di grandissimo inquinamento che spiega che nel futuro ci sarà un abbassamento dell'inquinamento, però intanto c'è un innalzamento dell'inquinamento. E allora, questo ragionamento perché l'ho fatto? Per dire che non è possibile separare, torno al punto centrale della domanda iniziale, non è possibile separare la questione ambientale dalla questione del modello di società in cui vogliamo vivere, dalla questione del modello di lavoro che vogliamo fare, che vogliamo avere. È chiaro che se tutto è dominato dal profitto, dall'interesse, dall'interesse immediato peraltro, cioè è tutto finto. Cioè io ho visto che, appunto, ho citato qui i ragazzi che sono scesi in piazza il 15 marzo, e con loro ho visto, avete visto, c'era una sponsorizzazione disgustosa di tutto il mondo che sostiene il TAV, per cui sembrava, cioè, ecco, questo è un grande insegnamento, io credo, nella, per, anche per me, per chi oggi vuole fare attività sociale e politica, cioè il sistema vuole assorbire tutto purché non dia fastidio, e quindi anche le grandi istanze bisogna sempre trovare dei punti delle discriminanti, cioè non si può essere ambientalisti ed essere sitati. Ecco, Zingaretti è andato prima dai ragazzi e poi è andato da Chiamparino. Io spero che la prossima manifestazione i ragazzi lo accolgano con moderato, mi auguro, perché vuol dire che sono maturati. Non i pomodori, i ragazzi. Quindi è chiaro che siamo di fronte a una società che spesso usa valori, culture, eccetera, e compresa appunto il bisogno di lavoro che viene utilizzato, ma in realtà, come veniva prima detto, cioè questa campagna riaprite i cantieri, riaprite i cantieri, lanciata da CGL e CISL, è quanto di più sbagliato si possa pensare, quanto di più ingannevole per i lavoratori, perché i cantieri di cui si parla sono comunque cantieri selettivi, cantieri nelle quali c'è pochissima occupazione, mentre noi avremmo bisogno di una vera campagna per costruire un vero piano del lavoro. E questo però richiede anche un altro ragionamento, anche su questo c'è un po', io mi trovo in notevole disaccordo con le ultime cose che ho sentito dire da Landini. Quale Landini? Ieri, peraltro, è un rincorrersi a destra, nel senso che il PD ha detto che così è troppo, anche così, ha detto che ci vuole una patrimoniale per fare gli investimenti. Io devo dire, sono contrario, cioè nel senso che la patrimoniale, cioè mettere le tasse ai ricchi, e sono d'accordo, ma deve servire per dare i soldi ai poveri. Cioè non capisco perché io devo fare un'operazione di redistribuzione di tassare senza fare la redistribuzione, cioè è un altro modo per fare quello che fa questo governo, il quale dà in parte il reddito di cittadinanza, qualcuno lo fa andare prima in pensione, ma non fa redistribuzione della ricchezza, nel senso che i costi di queste operazioni li paghiamo noi lo stesso. Non li pagano i ceti più ricchi, li paghiamo noi attraverso, li pagheremo a settembre-ottobre dopo le europee, con l'aumento dell'IVA, con i tagli alla spesa pubblica, cioè è un'operazione di redistribuzione, anche questa non è nuova, l'aveva inventata Berlusconi anche lui all'inizio facendo i 500 euro, poi l'ha fatta Renzi con gli 80 euro, è tutto inventato Berlusconi. Queste cose qui, cioè Berlusconi governa ancora, cioè anche se non lui, anche se, cioè il modello di governo, e anche questo governo fa la stessa cosa sostanzialmente, redistribuisce nell'ambito dello stesso mondo, e quindi una volta da uno, una volta dall'altro, però sa, può sembrare che la gente si illude, fa, per,
pensa che io sono andato in pensione, capiterà anche a te, no? Siccome io sono andato in pensione, tu ci andrai a 70 anni. E questo è... Ma tanto sono passato in pensione. Dicevo, una vera redistribuzione della ricchezza sarebbe sacrosanta in questo paese, visto appunto i bassi salari, visto la povertà dilagante, eccetera, e per quello si bisogna andare a toccare le ricchezze, non per fare gli investimenti. Per fare gli investimenti bisogna avere il coraggio di mettere in discussione i vincoli dell'austerità europea e scegliere altre strade. Questo lo dico per dire che anche quando, cioè se si sta nella logica degli equilibri del palazzo di oggi, anche quando si prova a dire una cosa giusta, si finisce per dire una cosa sbagliata. Ecco, il punto centrale quindi è che tipo di società vogliamo, che tipo di spesa pubblica vogliamo, che tipo di lavoro vogliamo, che tipo di società. Mi pare evidente che noi non possiamo più ragionare sulle grandi opere come nell'Ottocento. Guardate che anche loro ragionano, cioè non se ne accorgono che sono qui. Non so se ci avete fatto caso, ma l'esempio che loro fanno, che fanno i grandi operisti, è quello di dire, l'avrete sentito qualche volta in televisione, quando Cavour fece il traforo del Fréjus del 1859, allora la gente, l'ho sentito dire da un esponente del PD, allora la gente andava a cavallo, ecco, o sui muri. E lui è stato lungimirante nell'Ottocento. Cioè, capite, sì, nell'Ottocento è stato, sono d'accordo io, condivido la prima parte del concetto, è stato lungimirante nell'Ottocento. Ma noi nel 2020 dobbiamo avere la stessa lungimiranza dell'Ottocento o non ne dobbiamo avere un'altra? Questo è il punto. Cioè, dobbiamo pensare come Cavour, cioè che c'è una società da industrializzare, c'è una società da muovere più in fretta, c'è una società da organizzare ancora più velocemente, industrialmente, da rendere ancora più competitiva, o dobbiamo basarci su quello che è non il mondo effettivo di oggi, dove c'è appunto un sistema sovrabbondante che va razionalizzato, che va migliorato, ma non andiamo più a cavallo. Abbiamo altre cose da fare, non ripensare come se fossimo all'industrializzazione dell'Ottocento. Questo è l'aspetto più grave e gli viene fuori come verità. Cioè loro pensano al capitalismo dell'Ottocento. Cioè, Freud davvero non era un cretino. Cioè, è proprio la psiche che viene fuori. Cioè, loro rimpiangono l'Ottocento, quando c'era il capitalismo feroce che, nella sua ferocia, è vero, faceva crescere l'umanità. Oggi abbiamo appunto il problema del clima, dell'ambiente, del controllo del territorio. Non abbiamo il problema dell'espansione, abbiamo il problema del governo dell'espansione, opposto. Cioè abbiamo il problema di come distribuire le risorse, di cosa costruire, di cosa fare, di come viaggiare. Cioè abbiamo il problema di pensare a un altro modello. Poi alcune grandi opere io sono per farle, ad esempio, io l'ho detto in tutte le sedi, io sarei favorevole, visto che è la capitale europea della cultura, a portare il treno a Matera, perché Matera il treno non ce l'ha. Matera è capoluogo di provincia italiana dove il treno non arriva, ci si va solo l'autobus, non c'è il treno. Ecco, sarei favorevole, ma non lo fa nessuno questo, perché questa, cioè, questa è veramente un'opera fatta solo per il bene pubblico. Quindi per quello che sono contrario ai costi benefici, perché io penso che ci sono cose che si devono fare per il tipo di società che sono saltate. Faccio un esempio che credo tutti noi abbiamo chiarissimo. Pensiamo quando c'era la telefonia pubblica. Quando c'era la telefonia pubblica noi avevamo
avevi la cabina telefonica anche sul Gennargentu, che era per tre persone. E uno diceva, da un punto di vista capitalistico, lì era un costo abissale. Eppure tu portavi la cabina telefonica per tre persone sul Gennargentu. Oggi fai fatica anche con la connessione. Ma per dire, ci sono opere che devi fare per l'idea di società che vuoi, per portare la strada dove non c'è, per portare la scuola dove non c'è, per portare i servizi, l'acqua ancora che non c'è, la corrente elettrica ancora, per capirci, dove non c'è. E poi ci sono opere che sono di qualificazione, di innovazione, di miglioramento del territorio, di risanamento ambientale. Cioè c'è un'enorme quantità di opere che non hanno nulla a che fare con la grande opera di cui si parla, che sono opere dell'Ottocento e che hanno un'idea dell'Ottocento dietro di sé. E hanno un'idea dell'Ottocento dietro di sé anche perché hanno l'altra idea dell'Ottocento, cioè quello che lo Stato è al servizio del privato. Questa è la grande operazione che stanno facendo, l'uso privato dello Stato. Lo Stato era, come scrive nel Capitale, nel manifesto del Partito Comunista Marx, Engels, era nel 1848 il comitato d'affari della borghesia, cioè lo Stato era quello. Poi nel corso di 150 anni di cambiamenti, lotte, rivoluzioni, eccetera, la sconfitta della vittoria, la vittoria sul fascismo, eccetera, in Europa, non in tutto il mondo, non in Europa, non in tutto il mondo, si è costruita questa figura strana, a metà, diciamo di a metà, perché poi non è ancora un cambiamento totale, un po' sta di qua, un po' sta di là, che abbiamo chiamato Stato sociale e che abbiamo scritto nella nostra Costituzione. Questo Stato sociale afferma, diciamo teoricamente, dei principi che non sono mai stati affermati nella storia dell'umanità. Cioè il principio, per capirci, che tu per il solo fatto di essere cittadino hai una serie di diritti sociali che ti sono dovuti. Questo è lo Stato sociale. Ti sono dovuti per il solo fatto che sei cittadino. Casa, scuola, sanità, servizi, lavoro, tutto è dovuto. Se ci pensate, oggi questo sta diventando un obiettivo di competitività. No, c'è questa parola che viene maledetta, che viene usata, competitività, per cui tu dovresti essere competitivo per ottenere tutto, competitivo per avere la casa, non so come, competitivo sul lavoro, competitivo per avere l'istruzione, tra un po' competitivo sulla sanità, io non so bene cosa voglio, io mi ammalo meno di te, quindi cura a me che ci guadagno. Noi abbiamo un enorme meccanismo pubblico che è stato messo a servizio del mercato. E la grande opera è proprio un passaggio fondamentale della privatizzazione dello Stato. Perché se ci pensate bene, la grande opera, nessuna di queste grandi opere è fatta dallo Stato. Le ferrovie venivano fatte dallo Stato. Anche le autostrade sono state fatte dallo Stato. Oggi le grandi opere sono mega appalti dove si intrecciano, no? Pubblici e privati. Cioè c'è il comitato d'affari, perché è chiaro che tu hai bisogno del ministro, e il quale ministro ha bisogno dell'imprenditore per poter poi essere rieletto, e lo scambio è inevitabile. Ecco, tutto questo è un modello anche qui, questo non lo dicono, ma ottocentesco, con lo Stato che torna al servizio del profitto, mette la sua enorme forza a disposizione al servizio del profitto, invece che essere alternativo al profitto. Io tutte le volte che io ogni tanto mi capita di andare a qualche dibattito televisivo eccetera, e devo dire che faccio fatica sempre fisicamente a trattenermi, ma non si può finire una trasmissione televisiva alzandosi, tanto facendo come Nanni Moretti, pam, uno schiaffone. Però questa sarebbe la mia tentazione, e mi capita, cioè, c'è la frase standard
che viene detta in questo caso da tutti, da tutti, da tutti gli altri, tranne noi che siamo qui. L'impresa crea il lavoro, è l'impresa che crea il lavoro. Quando accetti questo, se accetti questo, se sostieni questo, sei della Confindustria. Nelle varie versioni, Confindustria verde, Confindustria gialla, Confindustria nera, Confindustria rosa, Confindustria bianca, ma sei della Confindustria. Perché è vero, l'esatto contrario, è il lavoro che crea l'impresa. È il lavoro che crea l'impresa. E se si investe sul lavoro, tu hai un'impresa di un certo tipo. Se non si investe sul lavoro, si punta allo sfruttamento del lavoro, tu hai un'impresa di un altro tipo. Questo è il punto finale e centrale. Anche qui stiamo tornando al 1800, a una condizione di lavoro in cui per il lavoro c'è solo lo sfruttamento, non c'è altro. Vari gradi naturalmente, ma non c'è più quella condizione per cui il lavoro è anche uno strumento di riscatto personale, individuale, collettivo. No. Il lavoro deve servire all'impresa, perché se non serve all'impresa sei un esubero e quindi l'impresa, il ciclo si chiude. Per far funzionare il sistema bisogna costruire una società di mercato, ancora più di mercato e di profitto di quella che oggi, quindi grandi opere e tutto. Lo Stato deve essere funzionale a questo, privatizzando le sue funzioni e facendo in modo che si creino imprese che fanno questi lavori. Le imprese che fanno questi lavori devono dire, sfruttare i lavoratori, e i lavoratori devono ringraziare le imprese che gli danno lavoro, poverini, perché altrimenti sarebbero disoccupati. Ecco, è un sistema che ha una sua coerenza, ma è una coerenza devastante. Quindi noi dobbiamo, se posso, cioè, ogni volta che incontriamo un tema, scopriamo che questo tema ha due facce. Possiamo discutere dell'ambiente, possiamo discutere della condizione, possiamo discutere dell'antifascismo e dell'antirazzismo, possiamo discutere della condizione del femminile, possiamo discutere, parlo delle cose su cui ci siamo mobilitati questi giorni, possiamo discutere del lavoro. Questo tema ha due facce. Da un lato, l'immediato, la lotta immediata che si fa, la necessità di misurarsi con l'obiettivo immediato che hai, ma dall'altro scopri subito la connessione di ciò che hai contro con un modello di società rigidissimo che non accetta cambiamenti e che ti propone continuamente la regressione, ti propone di tornare indietro. Se tu oggi nel dibattito politico non ti schieri nel partito delle grandi opere, nel partito dei costi-benefici, sei teoricamente fuori dalla politica. Sei teoricamente fuori dalla politica, perché lo schieramento politico è quello. E tanti fanno anche i furbi, anche nel nostro mondo. Perché ci sono, anche nel nostro mondo, dei movimenti che scendono in piazza, fanno le cose giuste, poi però si dimenticano che di fianco a loro c'è quello che fa le cose sbagliate. E tu, è così. Allora, per concludere questa mia riflessione, io penso che noi dobbiamo avere il coraggio, se vogliamo davvero affrontare le questioni che abbiamo di fronte, di affrontarle da un lato come questioni specifiche ovunque si presentino, ma dall'altro di capire che dietro di esse c'è sempre un disegno generale della società. E questo disegno è un disegno regressivo, è un disegno che vuole portarci con le moderne tecnologie al modello di sviluppo del capitalismo ottocentesco. Questa è la sostanza, con le nuove tecnologie, quindi con l'illusione, come faceva Berlusconi, no? Che Berlusconi era il medioevo dentro il medioevo, perché poi la condizione della roba, cioè era tutto medievale, però il bunga bunga era una cosa schifosa, no? Però chissà perché
la tecnologia nobilita, no? La tecnologia, se tu oggi, se tu sei una volta il caporale, andava in piazza e prendeva le persone, avviene ancora così al sud, ma prendeva le persone urlandogli a urla, insulti, eccetera, beh, questo ovviamente è considerato 800. Se il caporale oggi chiama le persone con il cellulare, con WhatsApp, con tutte le forme di tecnologia e uno si trova precettato magari dal suo schermetto, questo è moderno. Ma la tecnologia non nobilita. La tecnologia è uno strumento, non è di per sé una salvaguardia di quello che viene fatto. Se la società regredisce e la tecnologia avanza, noi abbiamo danni superiori a quelli della società a cui si fa riferimento, perché una società dell'Ottocento con le tecnologie dell'Ottocento fa un certo numero di danni. Una società dell'Ottocento con le tecnologie del 2020 distrugge l'umanità. Questo è il punto, l'allarme che noi dobbiamo lanciare. Noi dobbiamo fermare le grandi opere, fermare le grandi opere per quello che vogliono dire, nello specifico, per gli sprechi assurdi che fanno. Io viaggio spesso in treno, per dire, qua so che c'è il grande scavo a Firenze che copre quello che ha fatto con Ferrari, a Bologna, perché a Bologna c'è già lo scavo. Avessero fatto, avessero un'opera enorme, avessero riadattato le linee che c'erano sopra, perché poi le hanno, hanno cancellato metà dei binari che ci sono sopra, peraltro per fare una monorotaia sopra al posto dei binari che porterà all'aeroporto, automatica che porta, quindi si divertono anche, cioè sono anche cose che si, cioè con i nostri soldi si divertono, cioè avessero, quanto ha fatto risparmiare? E questo è il punto, perché poi sembra, quanto ha fatto risparmiare la galleria enorme che è la stazione sotterranea a Bologna? 5 minuti. 5 minuti. Costo circa 3 miliardi. Fate conto quanto costa un minuto. Sì. Sì, no, ma partiamo i dati. Io faccio la stessa cosa. Cioè, facciamo un conto, cioè... Facciamo davvero i conti, quanto è il risparmio effettivo di un'opera rispetto agli altri. Facciamo, si vuole migliorare la velocità dei treni? Io stamattina per venire qui ho dovuto saltare due treni perché tutti i regionali erano in ritardo. E quindi io vorrei che si facesse il conto sui treni, come si chiama la media ponderale, tra gli orari medi delle ferrovie a Freccia Rossa e gli orari medi di tutti gli altri treni. L'ha fatto qualche vecchio compagno e ha scoperto che sostanzialmente gli orari attuali dei treni mediamente sono quelli del 1952-53. E quindi perché? Perché l'operazione è sempre questa, è l'operazione di selezionare, è la selezione, cioè io seleziono la linea che va veloce e scarto tutto il resto. Seleziono le persone che lavorano alla linea veloce, che poi scenderanno in piazza per dire dateci il lavoro, e scarto quelle che dovrebbero fare gli altri lavori e che finiscono a fare i lavoretti. Seleziono il pezzo di città che mi piace e scarto il resto. Cioè è un'operazione sempre di selezione, la grande opera è selezione. E se non fosse selezione non sarebbe grande. Sarebbe dentro un altro piano, sarebbe il piano del lavoro, sarebbe legato appunto alle esigenze della città, alle esigenze del lavoro, alle esigenze dei cittadini, e sarebbe governata dal pubblico, cioè da un grande strumento di intervento pubblico e da un confronto pubblico, tra l'altro, sugli strumenti e sulle cose da fare. Tutto questo viene cancellato. Questo per dire in conclusione che io penso che noi dobbiamo usare ogni spiraglio, ogni punto su cui si aprono le discussioni per cercare appunto di riproporre il confronto generale. Oggi in Italia, lo dicevo prima Ornella, c'è una, forse anche per lo schifo, scusate la parola ma non ne trovo altro,
per lo schifo rappresentato da Salvini c'è un certo risveglio delle coscienze. C'è chi gli va dietro, ma c'è anche chi comincia a alzare di più la testa e a fare in modo che a scendere in piazza, a mobilitarsi, eccetera. Lo voglio dire serenamente, io dobbiamo fare il possibile, anche l'impossibile, perché questo sentimento giusto che c'è tra i giovani, che c'è in una parte della popolazione, che c'è tra le donne, di voglia di finirla con questa regressione, venga gestito, utilizzato, strumentalizzato da chi ci ha portato a questa regressione. Non possiamo lasciare in mano il risveglio delle coscienze al risveglio del centro-sinistra, perché questo ci porta a dormire tutti di nuovo. Grazie. Politica molto avanzata rispetto forse anche a più in generale questo grande movimento. Io ricordo, ho visto dei cartelli che erano molto significativi, per esempio uno era distruggi il sistema non il pianeta, no? Che la dice lunga in tre parole e così via. Cioè il fatto che quella lotta per l'ambiente, per il clima, no? Contro le grandi opere, poi era tutto un po' un pacchetto che si era, soprattutto era il discorso climatico alla base, però insomma era è un discorso che metteva a fuoco il fatto che non si può parlare solo del clima se, o dell'ambiente se non si parla del sistema che l'ha portato a questi punti, il clima e l'ambiente. Ecco, il fatto di vedere molti cartelli che proprio andavano in questa direzione la dice lunga sul fatto che grazie ai vari collettivi studenteschi che si riuniscono, che fanno assemblee, che ragionano e che si innestano con anche una cultura, diciamo, anche più decisamente antagonista rispetto al sistema. Meno male, perché se no avremmo solo persone di buona volontà che appunto giustamente pensano al loro futuro e dicono noi non vogliamo che vada avanti questo, no, questa degenerazione climatica e così via. Non era quello, qui a Firenze si è respirata un'altra aria, non so altrove, però questo, e c'erano lì infatti i ragazzi e le ragazze che comunque fanno parte delle varie reti dei collettivi. I ragazzi di Fridays for Future hanno chiesto di poter fare i locatelli qui allo spazio Inchiostro e noi, beh, felici, l'hanno chiesto loro, perché noi con grande rispetto mai avremmo proposto nulla, ci hanno chiesto loro, possiamo venire a fare? Certo che sì, hanno fatto tutto loro in autogestione totale, abbiamo dato le chiavi, sono andati, hanno fatto tutto, e però vuol dire che stanno ragionando esattamente nella direzione che diceva Giorgio, che non c'è, e proprio detto chiaramente, non ci può essere una lotta per l'ambiente che non sia una lotta anticapitalista, cioè ora chiamiamola poi come vogliamo, vero? Ognuno usi le parole che crede, ma quando si parla di un sistema che ci ha portato fin qui, poi forse dovrebbe avere anche il coraggio di dargli una definizione. Ognuno dà la sua, neoliberismo, non è un fatto terminologico. Però ecco, importante è, io credo molto importante quello che Giorgio diceva, cioè non limitiamoci a vedere il fenomeno che non ci piace e che giustamente noi mettiamo in discussione. Guardiamo anche perché c'è quel fenomeno, da dove è nato e andiamo alla radice, quindi facciamo questo passaggio. Io credo che noi dobbiamo aiutare proprio a far girare questo, altrimenti ci fermiamo lì e sarà sicuramente una qualche, cioè sì, sarà una reazione a quello che sta succedendo, ma poi finisce lì. Volevo tornare sul primo punto che ha citato Giorgio, cioè la propaganda, che è un problema importante e viene da lui che citava Goebbels, che si rifaceva a Gustave Le Bon. Secondo me la teologia delle folle è un testo veramente, dovrebbe diventare sacro anche per noi, cioè parte da lì,
quest'idea di confondere le idee mischiando e facendo diventare cattivo il buono e buono i cattivi. Ed è un problema grosso, soprattutto su questi grandi temi, perché ora, come diceva, c'è un giro di mano anche a noi dovuto a queste nuove tecnologie, tra cui nel nuovo c'è anche la TV, bisogna ricordarlo Berlusconi, e quindi è difficile far passare messaggi, non è per decolpevolizzare la sinistra, Satelli comunque gli ha fatto le lotte e non è riuscito a passare il messaggio, ma di là c'è veramente anche, io per il mio lavoro, Freud non posso negare esista, però appunto c'è un grosso lavoro psicologico di convinzione che poi va a finire appunto nella voi siete quelli e non sempre no, voi siete quelli e non volete dare lavoro agli operai, quindi sarebbe un lavoro per cui vabbè si fa la rivoluzione, si prendono tra gli amici e si trasmette quello che si vuole lui, cioè ormai siamo andati oltre anche nei mezzi, quindi rispetto, non è per decolpevolizzarci, però bisogna non vendere sogni, ma anche noi dirle continuamente queste cose, loro ne hanno più accesso appunto a questi mezzi che noi non abbiamo, quindi Giorgio, la Viola e pochi di noi vogliamo. Certo. Quindi spiegare sempre che sono bugie, perché poi si diventa complottisti, cioè, automaticamente, cioè quando ci fanno vedere i bambini gassati in Siria e anche compagni, diciamo, no, sì, si fanno una foto, le mani sulla bocca, poi nessuno sa che il tribunale dell'AIA, ora sembra un altro tema, ma ha sentito un ragazzino e ha detto mamma, hanno fatto vestire tutto una tuta, mi hanno schizzato addosso dell'acqua, ma non è mai successo niente. Questi sono esempi paradossi, ma è grossa questa faccenda, cioè si parla anche di guerre, di posizioni internazionali che ci vengano falsate. Quindi secondo me noi bisogna cominciare proprio sui grandi temi fino ai più piccoli a demistificare queste notizie e a spiegare che appunto si può anche cercare un altro modo di comunicare e chiaramente con difficoltà. Sono altri osservazioni per prendere cosa? Aspetta, se c'era qualcuno. No, l'avevo visto prima. No, ho detto tante, no, non c'è nessuno, ci sono tante cose che mi ha stimolato Giulio. Ma ecco, volevo fare una riflessione magari su tema quello che ho risentito, ma dopo aver visto, diciamo, da 15 anni il mondo delle grandi opere, io ho l'impressione che questo sistema sia figlio di una crisi, proprio del capitalismo. Per esempio la Fiat negli anni 60 e 70 ancora faceva profitti vendendo automobili. Dalla fine degli anni 80 si è inventata profitti inventandosi l'alta velocità, perché in principio alla fine degli anni 80 era la Fiat poi. Allora, io credo proprio ci sia questa cosa qua, rimanendo all'Italia, credo ci sia proprio il sistema delle grandi imprese, il sistema capitalistico italiano, che in crisi di mercati, con mercati saturi, nella difficoltà di fare concorrenza anche con paesi emergenti come ora la Cina, si è inventato un prodotto artificiale, artificioso, come la grande opera, e di lì si dà da solo quelli che secondo me non sono nemmeno profitti, perché quelli sono tutti soldi pubblici, sono soldi della collettività, somiglia più alla rendita che a profitto, somiglia più a rendita che a profitto, ed ha assolutamente l'effetto totalmente contrario a quello che ne siamo. E appunto come dicevo Keynes, anche di fare buche riempibile, qui si tratta di fare buche, ma i soldi non vanno al lavoratore, i soldi vanno alle imprese e tanti, cioè qui è probabilmente è l'opposto, qui è un sistema di concentrazione della ricchezza e questo è veramente l'opposto. E anche questo ecco, per quanto riguarda generalmente anche quello che dicevate sulla propaganda. Il problema è che abbiamo anche, siamo abituati a fare ragionamenti che non sono immediati, che non sono nemmeno forse tanto semplici. I nostri avversari parlano di slogan. Io sto vedendo ora sulla campagna, cioè, Nardella praticamente sta cannibalizzando tutte le proposte che sono state fatte da movimenti
in questi anni, no? L'ultima di oggi, gli occhi sociali, cioè, quando, se uno provava a prendere un otto in comune gli arrivava la polizia, ora è diventato la proposta per la campagna elettorale, cioè, sono passati giustamente che mi irritano molto, c'è questa difficoltà, cioè l'analisi di questo sistema non è semplice, forse bisogna, io perlomeno sento la grossa difficoltà di avere metodi, sistemi di comunicazione semplici e efficaci. Io vedo quando a volte cerco di fare dei comunicati e mi accorgo di cadere sempre nell'analisi. Forse bisogna sparare, non lo so. Il problema è che noi le possiamo sparare, è che loro le sparano 100 volte e noi le spariamo una volta. E appunto, la verità non è dove ci sono, diciamo, dei ragionamenti, la verità è chi fa più pubblicità. Quindi è difficile. Però assolutamente concordo anch'io nel fatto che queste grandi opere sono una delle figlie disgraziate di questo sistema, e non si salva assolutamente l'ambiente se non si salva anche le persone. Cioè, il recupero, diciamo, del disastro sociale si recupera assieme al disastro ambientale che sta avvenendo. Dividere le cose assolutamente non si può, per questo io sono anche un po' figlio con certe teorie della decrescita, perché la decrescita si fa se c'è redistribuzione, la decrescita in questo sistema è recessione, e quando c'è recessione in un sistema questo è disoccupazione e miseria che aumenta. Quindi, è bene essere coscienti. Sì. Grazie Giuseppe. Grazie perché mi mancava un tassello, mancava un pezzo per gli altri lettori. E tu in maniera molto semplice ce l'hai dato, me l'hai dato e ti ringrazio. Ora riesco finalmente a capire certi fenomeni che stanno succedendo a Firenze. Una Firenze è da 300.000 abitanti, quindi un piccolo quartiere di una grande città. Però le diventate il centro di mondo per delle grandi opere importanti, un aeroporto intercontinentale, una bella Milano che è andata da tre ore di sottattraversamento, un sistema delle famiglie che deve lottare. Un sistema delle tranvie ce lo stanno vendendo fin dagli albori come un insieme di tranvie, no? Che poi collegano Firenze con la parte centrale della Toscana e poi cominciano a farne una con un'altra, con un'altra. Ora addirittura le tranvie servono per collegare i quartieri all'interno di una città vicino come questa, no? La prossima collegherà Firenze Sud alla stazione, no? Quindi un'opera pesante, senza costi, che non ci sono costi, giustamente lo dici tu, non ci sono costi, no? Perché vanno liberi, e allora a Firenze la cosa 15 volte più che farla da un'altra parte. Quando invece i bisogni abbiamo sono veramente la mobilità, cioè la mobilità è quel problema grosso che Firenze ha rispetto a tanti bisogni sociali che purtroppo dobbiamo sempre andare a aumentare. Ecco, però la percezione anche noi fiorentini, presi dall'annuncio, no? La parte ambientale risparmia CO2 e non ci sono più le macchine. Bugia orsale, chi va a macchina non si può andare a macchina. Chi ha bisogno di andare a macchina non si può mescolare con gli altri, perché ha salito un autobus e tutti i mescoli, ha salito la tabella tutti i mescoli, non si può andare a macchina, e chi gli fa come andare a macchina? Sull'autobus e sulle tranvie va la stessa gente, ma si metabolizza i mezzi pubblici. E allora il mio uomo, chi è che decide queste cose? Perché ragazzi, gli arrivati qui, che levano la multinazionale di trasporto europeo, non ne vengono a casa a Firenze, no? Perché c'era tempo da perdere a Firenze, proprio che a Firenze si guadagna. Secondo me si guadagna, rilanciato cominciano a dircelo, no? Che hanno investito uomini e mezzi, soprattutto lui ha fatto soldi, soprattutto soldi pubblici, hanno investito uomini e mezzi, non lo vedi, quindi lo prende e lo fa. Siamo animalizzati da interessi, da gruppi di interessi importanti che poi transitano andare a vedere, andare a vedere i pubblici, no? E quindi arrivano questi,
fanno affidando al vecchio degli studenti o quant'altro. E non noi cittadini si subisce il benvenuto, lo messo a disposizione e dice a Pattini, prende, investe, mette, fa. E noi studiamo tutto questo. Ma che l'hanno sviluppo mi sembra una cosa strana, non ce la fuori. Però grazie a voi della chiave di lettura, ora sono più tranquillo quando la mia famiglia so perfettamente da dove viene. Dare tempo in Clemente per venire a sentirlo, abbiamo vinto anche questa volta, perché ora io lo conosco da tempo, anche voi, quindi diciamo che è stata un'occasione preziosa. Volevo dire due cose in questa sede. Primo, due cose che si collegano solo perché riportano la discussione su un piano territoriale, perché ovviamente sul livello diciamo più generale che lui ha toccato, per me non è facile diciamo entrare. A livello fiorentino due cose: la locandina del Corriere Fiorentino di oggi scrive una cosa che mi ha indignato profondamente, come spesso accade purtroppo, che fa riferimento al mega cantiere del mega albergo di via Palazzuolo. Io abito da due anni in via Palazzuolo, ecco, e leggere questa via Palazzuolo prova a cambiare, viaggio nel cantiere del Super Hotel. Io so che anche Ornella e i suoi collaboratori hanno lavorato sul problema del grande albergo. Chi va a vedere i primi 100 metri di via Palazzuolo si renderà conto che hanno fatto un cantiere a destra e a sinistra che arriva a coprire addirittura il cielo, perché hanno realizzato delle cose incredibili. Vede che hanno smentrato questo meraviglioso palazzo dell'ex Banco dei Pegni e vede delle cose che un privato non si potrebbe mai permettere di fare, perché se chiedi di aprire una finestrina sul tetto non te lo fanno fare, lì fanno delle cose incredibili. Quindi il primo aspetto, via Palazzuolo. Io come abitante di via Palazzuolo sono indignato, perché via Palazzuolo prova a cambiare. Via Palazzuolo non è quello che ci scrivono sui giornali. E mi leggo alla seconda cosa per non rubare altro tempo. C'è un interessante sondaggio che è stato fatto dall'AMPI Hauser Quartiere 1, un'inchiesta sugli abitanti del centro storico, specialmente sugli anziani. È stata fatta con una rilevazione tramite un questionario che è stato diciamo presentato in alcune sedi di associazioni tipo AMPI, eccetera. Hanno presentato due giorni fa i risultati di questo questionario, cercate di procurarveli. L'articolo che ha pubblicato Repubblica ieri, mi sembra, che mette nel titolo la mobilità, in realtà diciamo che questo questionario è stato molto interessante, perché pur avendo dei grossi limiti scientifici statistici, però se si vanno a guardare i dati anche di esplorazione di questi diciamo informazioni, si capisce che la sicurezza non è un problema. I cittadini che hanno risposto a questo questionario, che ha messo anche a confronto poi rispetto ad altri quartieri della città, il centro storico rispetto a Saia Coppino, rispetto a Bello Sguardo, in varie situazioni, siccome voi sapete che c'è stata tutta una grossa campagna di stampa su via Palazzuolo, sulla sicurezza, le ronde, eccetera, non è emerso da questo questionario assolutamente. Il problema della mobilità che Repubblica mette nel titolo era il motivo per cui hanno fatto questo, ovviamente. Ma dai dati che emergono da questo questionario, il centro storico non si differenzia rispetto ad altri problemi, rispetto ad altri quartieri su questi problemi. Quindi questi dati secondo me possono servire a chi fa attività sociale e politica in questa città, perché in qualche modo sono andati un po' all'opposto di quello che si aspettavano gli organizzatori.
il problema della sicurezza non esiste, è chiaro che il problema della mobilità, chi sceglie di vivere nel centro storico di Firenze deve fare dei sacrifici, lo sa benissimo qual è la situazione, perché è chiaro che gli appartamenti non hanno gli ascensori, è chiaro che non ci sono gli spazi per poter realizzare dei marciapiedi, diciamo, comodi per i passeggini o per le carrozzine, per le sedie rotelle, e però quello che ha fatto emergere è una cosa molto interessante, no? Che invece su alcuni punti si è marcata una differenza rispetto ad altri quartieri, ma su questi punti evidentemente non c'è l'interesse di lavorare, tipo il rispetto di determinate normative sul rumore notturno, il rispetto della chiusura dei locali, il rispetto, il discorso dei deor, ecco, su questi aspetti qui io li ho invitati in quella sede, gli ho detto fate altri, proseguiamo su questo questionario, perché forse si può smontare quello che anche Giorgio diceva, cioè che le false notizie. Grazie ancora. Io volevo aggiungere una cosa, un po' allargando il discorso, a parte ringrazio davvero Giorgio, perché è come se avesse dato, come se avesse dato le parole a delle cose che io percepisco così leggendo, no? Invece le ho trovate poi tutte sistematizzate nel suo discorso e quindi mi sono apparse chiarissime. Però volevo dire anche, siccome io ormai sono una nonna e quindi io ho molta fiducia nei miei nipoti, perché veramente molta fiducia nei miei nipoti, perché li vedo veramente impegnati nella difesa di certi valori che ormai non si riconoscono più, non esistono più, perché le grandi opere vanno inserite secondo me in un contesto in cui l'umano, l'altro, non ha nessuna importanza, non esiste più, esiste l'interesse, esiste la macchina, ma non esistono veramente i rapporti umani. E volevo dare degli esempi banalissimi, una città come Firenze, zona statuto e anche io, delle forme di razzismo che non avevo, prima non avevano il coraggio, evidentemente le persone le avevano dentro queste cose, ma non avevo il coraggio di esprimerle. Mi vedo fermata e ho questi ragazzi che incontro, mi abbraccio, salutiamo, mi dico qualcosa, mi vedo fermare una coppia per bene, i signori per bene, piazza di Porto, che mi dicono, signora, ma lei ha contato qualcosa da questo ragazzo nero? No? Ma allora perché gli ha dato i soldi? Dico, ma saranno i fatti miei? No, mi fa questa, perché così li abituate male, perché non gli si deve dare nulla, se ne devono andare. Ragazzi, questo a Firenze mi piace il porto. No, voi le dovete andare da qui. Questo, dovete contattare, non vi permettete di dirvi queste cose, fate i fatti vostri e lasciate in pace. Come un'altra situazione al mercato di una donna che dice quello che ha ammazzato il tizio che era entrato nella sua, la signora per bene che dice mentale che ha ammazzato questo povero uomo che aveva avuto già tanti al mercato. Ecco, allora io credo che il discorso delle grandi opere, no, vada un po' allargato a questa visione dell'umano in cui veramente stiamo perdendo di vista che cosa vuol dire l'altro, cosa vuol dire vivere in una comunità. Se conta il profitto non ti puoi permettere. Basta, è finita. Giorgio forse voleva aggiungere qualcosa. Una domanda forse indiscreta. Giorgio Cremaschi è stato dal sindacato. Com'è? No, no. Cofferati nel 2002 portò 1 milione di persone al foro a Roma, insomma. Purtroppo ero malato, quindi di televisione basta. E poi si sa quello che è successo, Bologna, lo scalo, città. Landini non troppi anni fa portò in Piazza del Popolo una quantità di persone, bandiere rosse e insomma idee insieme a Stefano Rodotà. Beni comuni, la battaglia giusta. Oggi da pochi mesi si è vista una virata pazzesca. Allora dico, è interessante quello che hai detto sul modello, la questione ambientale e il modello economico-sociale che sono strettamente considerati. Dico, non so, che succede nel più grande sindacato, nei sindacati già confederati, per
assistere a queste mutazioni genetiche così forti. Landini me lo ricordo anche in Val di Susa, la manifestazione, convintissimo. Non è questa battaglia per il cambiamento. Forse chiedo, non sarebbe bene che prendesse proprio di petto la questione sindacale e il modello economico-sociale che continua a portare avanti? Vabbè, io grazie, cerco di dare tre risposte telegrafiche e poi si potrebbe continuare. Voglio anche dire però alla compagna che io sono, ammetto un solo tipo di razzismo, quello contro i razzisti. Cioè contro i razzisti io penso che si può essere razzisti, perché sono davvero una specie degenerata. Detto questo, io voglio rispondere con tre concetti che sono emersi nella discussione. Il primo è quello che io prima ho accennato, cioè sulla grande privatizzazione. È giusto, cioè il capitalismo è continuamente alla ricerca di nuove fonti di profitto. E soprattutto in paesi come i nostri, dove c'è uno sviluppo industriale alto, è chiaro che lo sviluppo e il profitto non può più venire solo, anche se viene ancora più di quello che si crede, dall'industria. E quindi per sua natura il capitalismo ha bisogno sempre di mettere a frutto nel mercato beni che prima erano comuni. È nato così. Nel 1500 il capitalismo è nato in Gran Bretagna, qui c'è una professoressa che non mi smentisca, è nato in Gran Bretagna quando sotto Enrico VIII venivano recintate le terre comuni che prima erano gestite collettivamente, venivano privatizzate e ovviamente i contadini facevano la fame, diventavano poi manodopera a basso costo per le città quando non venivano impiccati come vagabondi, però intanto, voglio dire, il meccanismo è sempre quello, è quello delle recinzioni. Quindi oggi il capitalismo, soprattutto nei nostri paesi industrialmente più sviluppati, appunto, proprio perché in realtà nonostante quello che pensano non siamo nell'Ottocento, ha bisogno di mettere a profitto beni fondamentali. Le grandi opere è mettere a profitto le opere pubbliche. Non a caso non si usa più questo termine, perché un conto sono le opere pubbliche, un conto sono le grandi opere. Le grandi opere è la privatizzazione, l'uso a fini privati delle opere pubbliche che sono invece un bene comune. Ma lo stesso coso, su cui dobbiamo essere ancora più preoccupati, riguarda i beni fondamentali di cui non possiamo fare a meno: la sanità, le pensioni, i servizi sociali. Noi siamo di fronte, se non li fermiamo, alla vigilia di una valanga di privatizzazione di questi servizi. E le operazioni tutte di rigore e di austerità che vengono fatte oggi, comprese da questo governo che su questo terreno non ha cambiato nulla, sono operazioni che puntano a fare, leggevo oggi che la ministra Grillo addirittura pare che voglia fare un lancio a favore della sanità privata, quindi nell'ambito dell'autonomia differenziata. Quindi noi siamo di fronte al fatto, è bene ricordarlo, che beni fondamentali di cui, cioè, i capitalisti lo sanno, cioè che io devo curarmi e se ho un minimo di soldi, se il servizio pubblico non c'è più, li spendo pur di curarmi. Lì c'è il business. Quindi noi siamo di fronte a un grandissimo meccanismo di privatizzazione, di ricerca del profitto in settori nei quali non c'era prima il profitto, perché prima venivano gestiti secondo logiche pubbliche, per cui uno scontro fondamentale sulle grandi opere è anche lo scontro tra pubblico e privato. Non dobbiamo vergognarci di usare questa parola pubblico nei confronti del privato e del mercato, perché altrimenti non siamo a livello dello scontro. Seconda questione che riguarda i sindacati del lavoro. Io penso che quando si sceglie la subalternità, poi c'è la subalternità. Non è automatico che il lavoratore, l'operaio, diciamo così, sia immediatamente, per così dire, ambientalista. Però se è libero dal padrone, se ragiona con la sua testa, se è conflittuale con l'azienda, è più facile che sia vicino, è meno ricattabile. Allora, da questo punto di vista c'è un passaggio fondamentale degli ultimi anni nella storia del nostro paese, che
qualche modo spiega anche le cose che prima venivano dette. Io lo voglio ricordare, cioè voglio ricordare quando nel 2010 Sergio Marchionne a Pomigliano propose questo ricatto preciso ai lavoratori. Lì il Job Act, le leggi, sono nate lì. Quando Marchionne propose ai lavoratori di Pomigliano questo semplice ricatto: rinunciate al contratto nazionale o rinunciate alla fabbrica. Punto. Questo era il ricatto: o rinunciate al contratto nazionale o rinunciate alla fabbrica. E voglio ricordare che allora non Renzi, Bersani, la sinistra del PD erano d'accordo con Marchionne. Bersani, come fa lui, dice: si può fare una volta purché non diventi un'eccezione. Si è visto? Ecco, ma era ovvio, perché se... Esatto, dopodiché è bene ricordarlo, allora la FIOM da sola, io ne facevo ancora parte, scelse, Landini era appena stato eletto segretario, di dire di no a quell'accordo a costo di essere messa fuori, perché venimmo messi fuori dal sistema ufficiale, perché la CISL e la UIL firmarono l'accordo, accettarono il sistema. La FIOM passò sostanzialmente in clandestinità. Ci sono dei passaggi nella vita sociale e politica in cui tu devi decidere se vuoi lottare o se vuoi semplicemente salvarti. Non spesso, io poi sono ottimista, se lotto mi salvo, però penso anche che ci sono dei momenti in cui tu devi rischiare la messa in discussione di te stesso, pur di non adeguarti al sistema. Allora la FIOM fece quella scelta. Poi però nel tempo, oggi, brutalmente, la voglio dire proprio così perché è inutile, qui allora era Maurizio Landini segretario della FIOM, oggi c'è Landini Maurizio segretario della CGIL, e Landini Maurizio segretario della CGIL è d'accordo con la CISL e UIL su tutte le scelte sindacali che di Marchionne, aderendo al sistema Marchionne, come ha fatto nei fatti la CGIL, anche se formalmente poi litiga ancora i fatti eccetera, ma aderendo a quel sistema di regole, a quei principi, è evidente che accetti anche poi di scioperare per le grandi opere eccetera. Si tiene tutto, cioè se tu hai in mente un'idea di non opporsi. È lo stesso Maurizio Landini? No, questo è Landini Maurizio, questo lo conosco meglio. Diciamo, non conosco questo, conoscevo quello di prima. È chiaro che ma c'è una logica, cioè se tu aderisci all'idea che tu sei legato all'impresa, devi collaborare all'impresa, se no l'impresa ti fa fuori, e accetti questo, è chiaro che diventi poi subalterno su tutto. Magari se la Confindustria non volesse le grandi opere, anche CGIL e CISL non vorrebbero le grandi opere, perché la decisione non la prende CGIL, la prende Confindustria. Siccome la Confindustria in questo momento ha la pressione di alcune grandi aziende che effettivamente vogliono il business, la Confindustria deve fare la campagna su questo, CGIL e CISL vanno dietro come sono andati dietro a Marchionne. Quindi si pone sia a livello sindacale lo stesso problema che si pone a livello politico: come si costruisce l'opposizione, come si costruisce la... Non è molto diverso, perché noi oggi siamo di fronte a un sistema politico che sostanzialmente, dove secondo me non è un caso che poi il 50% finisce che non va a votare, però diciamo quelli che vanno a votare, quella metà che va a votare un poco più, è costretta, tranne che... Centriamo noi, speriamo che Antonella riesca a rompere il gioco e tutte queste cose, è costretta, diciamo, a scegliere tra alternative dentro lo stesso quadro, la dico brutalmente, tra i liberali e i fascisti, oltre questo non si va. Cioè i fascisti li conosciamo, gli altri sono i liberali, tutti d'accordo sulle questioni di politica economica, con piccole distinzioni qua e là di gusto sostanzialmente, di atteggiamento casomai, ma non sulle grandi scelte, non sulle grandi opere. Sulle grandi opere oggi, voglio dire, se dovessimo
fare una riflessione appunto sul quadro politico italiano, abbiamo il 90%, il 95% che è a favore, e quello che si oppone spesso in molti casi è il contrario, la regina della notte. Infine, questo per dire che se si vogliono cambiare le cose bisogna avere il coraggio di essere alternativi e anche di rompere con quello che è il quadro consolidato. Vale nel sindacato, come poi ognuno ha le sue modalità, come nella politica. Non si può pensare di costruire l'alternativa e di allearsi col PD. Non si può pensare di costruire l'autonomia sindacale e fare sindacato insieme a CISL e UIL. Lo dico proprio brutalmente. Non è possibile, perché sei dentro un altro modello, immediatamente. Questo è il terreno dello scontro politico anche nel quale viviamo tutti i giorni. Infine, un'ultima cosa, questa è solo una battuta. Abbiamo parlato oggi di ambiente, ma poi non abbiamo parlato di ambiente. Abbiamo parlato, lo dico come mia, è una mia riflessione personale, io non sono un ambientalista, sono un umanista. Cioè io penso tendenzialmente che quello che sta succedendo, anche questo che queste piogge improvvise dopo la siccità, la pianura padana dove io abito che si desertifica, cioè sono reazioni naturali. Cioè io penso che quello che sta avvenendo non è, c'è un'esagerazione secondo me, una sorta di prometeismo nel pensare che noi uomini stiamo distruggendo la natura. Io non credo che sia così. Cioè io credo che noi stiamo agendo sconsideratamente sulla natura, e la natura si difende, e la natura con gli strumenti che ha, perché la natura non ragiona come noi ragioniamo in decine, 50 anni, 50 anni no, ma in anni. La natura ragiona in milioni di anni. La natura ragiona e procede sulla base di grandi epoche. La natura ha già avuto distruzioni del 90% delle specie. 500 milioni di anni fa la natura ha distrutto il 98% delle specie viventi e poi è ripartita. La natura ha i suoi ritmi, ha i suoi climi. Se scompare l'umanità, la natura non gliene frega niente. E questa è la verità. Quindi il punto che noi dobbiamo sottolineare, siamo noi, come vogliamo vivere e come vogliamo sottolineare, perché la natura è in grado di difendersi. La produzione di CO2 che fa la natura è una reazione perfettamente naturale. Noi tiriamo fuori dei minerali dalla più della quantità, non sappiamo come amministrarli, la natura reagisce come sa, usando i venti, fino a che a un certo punto si riequilibra. Ci considera al massimo come un asteroide fastidioso che è arrivato sulla Terra e che ha squilibrato il clima, e nel corso di qualche milioncino d'anni il problema siamo noi, cioè con quale società. Cioè pensiamo davvero che si possa affrontare questa fase non ragionando sulle relazioni sociali umane? E qui non c'è dubbio che c'è una questione di fondo, cioè il capitalismo, come prima dicevo, possiamo chiamarlo come ti pare, una società fondata sulla disuguaglianza, è una società che produce il disastro ambientale che si ripercuote poi sulla specie umana e sul suo futuro. Quindi o noi troviamo il modo di mettere in discussione questo modello capitalista di ultra velocità, di ultra competitività, di ultra concorrenza tra le persone, oppure ci penserà brutalmente la natura nei nostri confronti, liberandosi di questi esseri fastidiosi che hanno questi che hanno fatto più danno dei dinosauri. Voglio dire, cioè, hanno eliminato i dinosauri naturalmente, cioè erano più grossi, più potenti, sono durati 50 milioni di anni i dinosauri, prima che la natura si rendesse conto che erano esagerati. Cioè, questo è, noi dobbiamo essere umanisti, cioè dobbiamo capire che senza la messa in discussione del capitalismo, del suo modello di società, noi andiamo davvero al disastro. Questa è la cosa, diciamo, il messaggio che ci danno nella loro ingenuità i ragazzi, cioè quello dell'urgenza e della necessità di mettere radicalmente e rapidamente in discussione le nostre relazioni sociali e poi attraverso questo il nostro rapporto con la natura.